perché le storie in evidenza sono importanti e come usarle per il tuo business. Alla fine di questo video ti risponderò esattamente a queste domande e saprai come creare le tue stories in evidenza che portano clienti per il tuo business. Ma prima non dimenticarti di iscriverti e schiacciare la campanella per non perderti ogni mercoledì nuovi video per portare il tuo business a successo su Instagram. Adesso iniziamo. First things first, cosa sono le storie in evidenza e chi le guarda? Le storie in evidenza sono questa riga dove ci sono tutte quelle storie che non vuoi che durino solo 24 ore, ma che vuoi che durino per più tempo, quindi per sempre potenzialmente, fino a quando sono nelle tue storie in evidenza, ecco che le tue storie possono essere guardate e riguardate. Questo ormai nel 2022, se usi Instagram lo sai anche tu. Ma chi le guarda? Ecco, questo è importantissimo. Solitamente non sono persone che già ti conoscono a guardarle, ma persone che stanno capendo chi sei. Quindi persone che sono appena arrivate sul tuo profilo, che stanno schiacciando per la prima volta quel segui e che vogliono capire esattamente chi sei, cosa fai, ma soprattutto se sei utile a loro. Quindi partiamo dall'inizio. Quante storie in evidenza è importante usare? Diciamo che il numero perfetto è effettivamente 4 e dopo ti spiego quali 4 sono fondamentali da avere. In realtà però dipende da pagina a pagina, da account a account, e quindi il mio consiglio è averne non più di 20, 10 va bene, insomma facciamo in modo che la persona non sia oberata da tutte le tue storie in evidenza e che scrollando arrivi massimo a scrollare per 4 volte. In più devono essere molto chiare e adesso vedremo come. Ma che diavolo dobbiamo mettere nelle tue storie in evidenza? Ora che sappiamo che le storie in evidenza non sono per clienti fidelizzati, ma per clienti che stanno cercando di capire chi sei, ecco che dobbiamo mettere nelle storie in evidenza cose che sono fondamentali e che tu hai detto nelle storie per far capire chi sei, che cosa fai e come puoi aiutare, e tutte le domande comuni. Quindi i 4 punti che secondo me sono fondamentali per te e per il tuo business da inserire nelle tue storie in evidenza se vuoi servire un cliente ideale attraverso Instagram sono queste. Prima tra tutte i testimonial, i risultati. Se già li hai è la prima cosa che devi mettere nelle storie in evidenza, perché questo è quello che i tuoi potenziali clienti e i tuoi followers vogliono sapere. Sta già aiutando persone? Ha già risultati? Mi posso fidare di questa persona? E quali tipi di risultati sta facendo ottenere alle persone che, come me, vogliono raggiungere quell'obiettivo? Dopodiché, spiegare qual è il tuo percorso, ma soprattutto come puoi aiutare e cosa fai esattamente di lavoro, è la seconda highlights che non può mancare. Highlights è storia in evidenza in inglese. Quindi, se vuoi che la persona dalle tue storie in evidenza capisca cosa fai e come puoi aiutare, fai delle storie a riguardo. L'errore comune che vedo fare di più ai miei clienti quando arrivano da me è vedere fare delle locandine in cui parli di chi sei, in cosa sei laureato, quale tipi di esperienza lavorativa hai fatto. Le storie in evidenza di Instagram non sono un curriculum. E anche se effettivamente la bio è un biglietto da visita, non deve essere un biglietto da visita di un robot e non deve essere un sito web. Deve essere un qualcosa di molto più empatico. Quindi smettila di fare tutte queste scritte con transizioni in cui dici il tuo curriculum e le tue esperienze lavorative, e inizia effettivamente a parlare con la tua faccia così e a spiegare perché sei arrivata qui e soprattutto qual era la tua difficoltà primaria o la difficoltà del tuo cliente ideale e come sei arrivata all'obiettivo o come hai fatto raggiungere al tuo cliente ideale l'obiettivo. Questo è quello che le persone vogliono sapere. Perché fai quello che fai? Qual è la tua missione? E come hai fatto già arrivare le persone all'obiettivo a cui voglio arrivare io, tuo potenziale cliente? Questo è quello che voglio sapere. Non mi interessano i tuoi anni di esperienza, non mi interessa il tuo curriculum, non mi interessa che laurea hai. Mi interessa capire cosa puoi fare per me e chi ti dà le competenze per farlo, ma in senso di passione. Capisci le mie difficoltà? Parlami di perché le capisci e qual è la tua esperienza di vita che ti fa capire alla perfezione le mie difficoltà. Capisci l'obiettivo a cui voglio arrivare e puoi farmici arrivare? Spiegami come e perché. Questo devi fare nella seconda storia in evidenza. Nella terza storia in evidenza, se già ce l'hai, ti consiglio di inserire le domande frequenti. Quindi se hai già una storia o più storie in cui le persone effettivamente ti hanno fatto tante domande interessanti che vuoi
possano essere risposte per sempre a tutte le nuove persone che arrivano, inserisci le FAQ, quindi le domande frequenti, all'interno delle tue storie in evidenza. L'ultimo, ma non per importanza, un po' di ispirazione attraverso chi sei come professionista e qual è la tua storia personale e qual è la tua visione, ok? Quindi, ricapitolando, testimonial prima di tutto. Cosa puoi fare per me? Domande frequenti e chi sei come persona e come sei arrivata a fare quello che fai. Ricordati che ogni storia in evidenza può avere massimo 100 storie singole al suo interno, ma ti consiglio, se puoi, di cercare di ridurle non a 100, non a 50, ma magari 20, le più essenziali e quelle che fanno veramente capire alla persona il succo e non oberare la persona con miliardi di storie. Un'altra cosa importantissima è capire che le storie in evidenza sono piccole e la scritta sotto è molto corta, quindi se puoi usa una, massimo due parole sotto la tua storia in evidenza per spiegare cosa la persona andrà a vedere. Se riesci a usare una parola, proprio come sul tuo sito web, hai presente? Chi sono, testimonial, contatti, questa cosa qua è quello che devi fare anche nelle storie in evidenza. Se riesci a farlo con una parola o due molto corte, ecco che la persona saprà ancora prima di schiacciare cosa troverà nella tua storia in evidenza e sarà molto più attraente andare a schiacciare. Ok Laura, tutto perfetto, ma come faccio a creare delle cover professionali che facciano capire che sono un professionista e che facciano venire voglia di cliccare? Come faccio a inserire le storie in evidenza? Come si fa tutto questo in pratica? Don't worry, be happy, andiamo a vedere in pratica. Andiamo quindi a vedere le storie in evidenza di alcune delle mie allieve, le mie preferite, prima di capire come possiamo farle anche noi. Sissi, per esempio, ha delle storie in evidenza che mi piacciono tantissimo perché lei si occupa di yoga e ovviamente ha inserito tutte persone che fanno yoga, questa iconcina, all'interno delle sue storie in evidenza. E poi di cosa parla? Dei feedback dei clienti, quale tipo di yoga, chi è, la sua storia, yoga online, 9,5 minuti che potrebbe essere un esercizio. Sono poche, dritte al punto e ti viene voglia di schiacciarci sopra per guardare. Le sue storie in evidenza sono bellissime e ti viene davvero voglia di capire di più di quello che fa e capisci anche l'importanza di tutto quello che mostra. Se invece è appena iniziato, puoi fare esattamente come la mia allieva Giulia e semplicemente inserire il chi sono. Se invece vuoi fare una cosa più minimal ma con più storie in evidenza, puoi usare qualcosa come Monica, in cui dice inizia, dite di me, libro, gear, tutto con dei colori uno diverso dall'altro, quindi senza oberare il cliente ideale o la persona che sta cercando di capire di cosa tratti. Come puoi vedere su Monica, deve essere un biglietto da visita compreso dalla foto profilo, la bio e le storie in evidenza, che tutte insieme devono farmi capire a me che ti sto guardando chi sei, ma soprattutto come puoi aiutarmi e cosa io ricaverò dal seguire te. Ma partiamo dall'inizio. Come si fa a creare una storia in evidenza? Semplicemente ti basta andare sulle tue storie, cliccare sul cuoricino che dice metti in evidenza e poi aggiungere, se hai già delle storie in evidenza, cliccando sulla storia in evidenza su cui aggiungere questa storia, oppure fare nuova, creare la tua prima storia in evidenza e vedi come in automatico prenderà lo screenshot della tua storia in evidenza e lo metterà come foto della storia. Dopodiché puoi mettere un nome, per esempio chi sono o per esempio testimonial, la stessa cosa che metteresti in alto sul tuo sito web, ok? Detto questo, però, una volta aggiunta, puoi modificarla in vari modi e andiamo a vedere come. Per esempio, se facciamo finta che questa è la mia storia in evidenza che voglio modificare, ho già inserito le storie, che ovviamente saranno sempre inserite in ordine cronologico, quindi se tu vuoi mettere una storia che hai fatto il 28 prima di una storia che hai fatto il giorno 29, lo puoi fare, ma se vuoi fare viceversa non puoi, perché anche se le inserisci in ordine diverso tu, le storie in evidenza saranno sempre inserite da Instagram in ordine cronologico di quando le hai postate, quindi
Detto questo, se andiamo sui tre pallini e su altro, possiamo andare a modificare la storia in evidenza. Questo vuol dire che possiamo selezionare o deselezionare sia le storie già selezionate, sia se andiamo su storie, andare a selezionare le storie nuove e vecchie. Qui ci dice esattamente la data e quali tipi di storie abbiamo fatto. Noi possiamo, cliccandoci sopra, semplicemente selezionare e aggiungere altre storie o deselezionare e toglierne alcune. Dopodiché possiamo cambiare quello che c'è scritto come titoletto e cliccando su modifica la copertina possiamo modificare la copertina. Non solo possiamo prendere la copertina da qualsiasi delle storie all'interno della storia in evidenza, ma cliccando sulla montagnetta possiamo andare a prendere una nostra foto già creata e inserirla come copertina della storia in evidenza. Ecco, questa per me è stata una copertina donata dal mio logo, quindi la mia graphic designer ha creato la mia copertina per le storie in evidenza e io facilmente posso inserirla ogni volta. Ma come facevo prima? Come ha fatto Monica a fare così? Oppure Sissi a creare le sue bellissime storie in evidenza in questo modo? Oppure ancora Claudia, la mia bellissima allieva di vendita serena, a creare questo webinar gratuito, servizi per te, creare l'offerta con questi tipi di copertina? Oppure ancora Made of Pilates a creare questo tipo di storie in evidenza. Adesso lo insegno anche a te. Quello che puoi fare è usare Canva. Lo puoi usare in maniera completamente gratuita, non hai bisogno della versione pro e puoi scaricarlo direttamente sul tuo cellulare. La cosa bella è che ci sono già un sacco di storie in evidenza prefatte su Canva, quindi possiamo andare a scrivere storie in evidenza. Sports Events Instagram non è. Eccolo qua, template suggeriti, tutte queste. Possiamo fare visualizza tutti ed ecco che ti farà vedere un sacco di tipi di storie in evidenza che puoi usare. Puoi scegliere di usare, e io ti consiglio di usare sempre il cerchio, qualcosa che già è stato fatto e semplicemente modificarne i colori, come in questo caso, quindi possiamo andare a cambiare il background mettendo quello dei tuoi colori della palette. Possiamo andare a cambiare questo e anche l'icona. Se abbiamo deciso che vogliamo ripartire da capo, possiamo cestinare questo, andare su elementi, inserire un cerchio, non ha importanza le dimensioni perché poi saremo noi a creare le dimensioni giuste, l'importante è che lo mettiamo in centro per comodità e con i nostri colori. Poi andiamo di nuovo sul più, su elementi, e per esempio se facciamo yoga possiamo inserire la parola yoga. Eccolo qua, andare su grafiche o su tutto e inserire l'icona che ci piace di più, e questo lo si può fare con qualsiasi cosa. Se parliamo di cibo possiamo invece scrivere food o cibo in italiano, andare su grafiche e inserire questo piatto. Possiamo fare quello che vogliamo. E nelle storie in evidenza io non ti consiglio di mettere delle scritte ma delle figure, perché la scritta la puoi già inserire sotto, vedi? Tips dicono di me, perché Pilates, Basi Gang. E la storia in evidenza è talmente piccola che tanto la tua scritta non si vedrà, quindi ti consiglio di fare proprio come fa Made of Pilates e inserire qui le figure per poi inserire sotto la scritta. Una volta fatto tutto questo ti basta scaricare l'immagine cliccando sull'ultimo tasto in alto a destra, download, non tutte le pagine ma solo pagina 1 a meno che non stia facendo tutto, fine, PNG va benissimo, scarica. In questo modo hai scaricato le tue storie in evidenza. Ovviamente puoi farle uno per uno, puoi farle tutte insieme, adesso ti faccio vedere il secondo metodo. E puoi andare, così le hai salvate in galleria, andiamo direttamente sulle nostre storie in evidenza, clicchiamo su altro, modifica la storia in evidenza, modifica la copertina e andiamo a selezionare e a inserirla all'interno. Vogliamo solo il giallo? Perfetto. Vogliamo il giallo e il rosso? Perfetto. L'importante è che siano centrati. Clicchiamo fine e la nostra nuova storia in evidenza è pronta. Un altro modo con Canva con il quale puoi andare a vedere le storie in evidenza prefatte già molto belle è andare a prendere questi set, per esempio, io prima facevo così. E quindi inserire qua tutti i simbolini, quindi devi fare annulla raggruppamento così che ogni elemento sia diviso. Vai a cancellare l'aeroplanino se non c'entra niente con te e vai a cercare un elemento, per esempio mondo in inglese, world. Vai su grafiche
Ed ecco che magari invece vuoi inserire questo, magari lo vuoi inserire di colore, non lo so, rosa, e puoi spostarlo e inserirlo all'interno del cerchio. In questo caso è un po' più difficile, devi un po' andare a zoomare, ok, indietro, prendere l'elemento giusto. Il colore non è decisamente dei migliori da utilizzare, quindi questo magari, e voilà. Dopodiché puoi scaricare interamente questo, invece di scaricarne tantissime pagine, ne scarichi una con tutti gli elementi che ti servono, la salva direttamente in galleria ed ecco che possiamo tornare qui nella nostra storia in evidenza e semplicemente zoomare sulla storia in evidenza che vogliamo inserire. Ovviamente la qualità sarà un po' più scarsa, quindi queste sono sicuramente di qualità maggiore. Ora sai tutte le mosse pratiche da mettere in atto per creare quelle storie in evidenza professionali che attirano e si fanno schiacciare e che ti permetteranno, se ben fatte, non solo di presentarti al meglio al tuo follower o cliente ideale, ma di ricevere già delle risposte a quelle storie in evidenza. Infatti, supponiamo di andare dalla grande Monica Pirozzi ed essere super interessati a quello che fa grazie a questo Inizia. Ecco che noi, anche se Monica ha creato questa storia 107 settimane fa, come possiamo vedere, questa per noi è sempre verde e possiamo inviarle direttamente un messaggio scrivendo: ciao Monica, sono interessata. Ecco che in questo modo le tue storie in evidenza saranno delle vere e proprie calamite per attirare il tuo cliente ideale a te, dirgli già cosa stai facendo senza neanche parlargli e permettergli di scriverti direttamente per messaggio privato. Questa è un'arma potentissima se vuoi lavorare con Instagram per crescere i tuoi potenziali clienti e iniziare a creare quella community che ti porta reali clienti. Questo è tutto quello che succederà se usi le storie in evidenza molto bene. Più DM, più persone che hanno chiaro ciò che fai e quindi iniziano a seguirti, più clic su quel segui, più clic sul link in bio per capire come poter approfondire i tuoi servizi. Non ti resta che mettere tutto questo in pratica e se questa strategia ti è piaciuta, non ti perdere la mia masterclass gratuita al link in bio dove potrai capire tutto il metodo che ti serve per portare i tuoi potenziali follower a diventare follower per poi diventare reali clienti, non solo potenziali, ma reali clienti e convertirli. Ti insegno come ho fatto della mia vita una vita online da imprenditrice digitale libera da spazio e tempo in questa masterclass gratuita, quindi se vuoi raggiungere questo stesso risultato non te la perdere, è completamente gratuita e ti basta andare al link in descrizione. Se questo video ti è piaciuto non ti perdere questi altri video e noi ci vediamo, se ti iscrivi e schiacci la campanella, prossimo mercoledì per un nuovo video per portare il tuo business al successo su Instagram e online. Ciao!